Parliamo di temi ambientali, mobilità e cura del territorio nella nostra regione. Lo facciamo in compagnia del presidente di Legambiente Liguria, Santo Grammatico, nostro ospite qui su Babboleo News. Bentrovato intanto, Grammatico. Buongiorno, grazie a voi. Vorrei partire con lei da quello che è successo nella A6, sulla A6, la frana che ha fatto crollare il viadotto Madonna del Monte. Fortunatamente nessuna persona in quel momento passava, quindi non c'è stata una tragedia che l'ha portata con un traffico regolare, successo di domenica pomeriggio, poteva avere impatti anche da quel punto di vista, però ora ci si chiede se quello che è successo dopo il Morandi e dopo tutte le altre frane che quotidianamente stiamo raccontando possa in qualche modo smuovere le sensibilità, la sensibilità dei decisori e dei cittadini, o se avete paura che poi tutti si dimentichino di tutto, due raggi di sole, la bella stagione e si ritorna a riprogettare una Liguria che poi non tiene conto del territorio. Purtroppo l'impressione che si ha è che debbano accadere delle tragedie come quelle che sono state raccontate, come quelle a cui hai accennato, per far rendere conto al mondo della politica che non si può intervenire sempre e solo in emergenza, perché quanto accaduto ci insegna questo: si interviene soltanto in emergenza e non si interviene pianificando una manutenzione nel tempo. Noi sinceramente non siamo stupiti di quanto accaduto, sappiamo che tra mutamenti climatici, malgoverno delle acque, assenza quasi totale di monitoraggi sul territorio, ci saremmo ritrovati in una situazione di questo tipo. Noi sono anni che denunciamo questi aspetti. Io ricordo, in questo caso parlo di infrastrutture ferroviarie, un documento, un dossier di RFI che raccontava di un numero di frane elevatissimo sulla rete ferroviaria italiana, Ligure in particolare, cioè una frana ogni 230 metri, di cui 44 molto pericolose. Abbiamo visto con la questione dell'aumento della piovosità, della concentrazione delle nostre piogge sul territorio, sempre aumentare il numero di frane, ma gli interventi fatti in maniera propedeutica per tutelare il territorio sono completamente assenti. Quindi siamo di fronte a una situazione che appunto ci era tristemente nota. Continuiamo a vedere uno stanziamento di milioni di euro per intervenire, cercando di intervenire di corsa, ma la ricetta che è proposta è sempre la stessa. Ancora oggi, a fronte di una regione che è sovrainfrastrutturata da un punto di vista stradale, noi siamo la regione che ha la densità più alta di strade rispetto alla superficie. Ma la regione più isolata al tempo stesso. Più isolata, ed è evidente che per come orograficamente, cioè per come si esprimono i monti e i versanti sul nostro territorio, nel momento in cui si vanno a tagliare questi monti e questi versanti, aumentano i problemi di dissesto idrogeologico. E allora le soluzioni, intanto bisogna far diminuire il traffico stradale e autostradale, questo lo si può fare con la cosiddetta cura del ferro. Noi rimaniamo stupiti, lo abbiamo anche raccontato nel nostro recente congresso regionale, nel nostro documento, come sia incredibile che su alcune opere in cui si è trasversalmente tutti d'accordo, dalla società civile agli imprenditori alla politica, opere come il nodo ferroviario di Brignole o il raddoppio della Pontremolese nello Spezzino, continuino a non essere sviluppate o si siano fermate non certo per colpa degli ambientalisti. Allora, una delle soluzioni che noi continuiamo a ripetere da anni è che bisogna spostare le persone dalle autovetture al trasporto pubblico locale, favorire i pendolari. Noi abbiamo un dato in controtendenza, viene dettagliato il servizio, continuano ad aumentare le tariffe per i pendolari e aumentano i pendolari, quindi pur in presenza di un maggior di servizio i pendolari aumentano. Sui nodi delle nostre città, in particolare sul nodo genovese, bisogna favorire il trasporto pubblico locale. Per fare questo bisogna rimodernare la rete. Noi pensiamo che sia utile il tram in Val Bisagno, per esempio, perché è sicuramente un mezzo attraente per spostare persone dalle auto alle moto ai trasporto pubblico locale. È necessario inserire dei mezzi che siano efficaci e efficienti e avere la certezza degli spostamenti.
Queste sono soluzioni che possono venire incontro a quella che viene definita resilienza, cioè la capacità del territorio di adattarsi. Se invece continueremo a proporre grandi opere, a continuare a tagliare e bucare versanti, non faremo altro che lasciare un'eredità molto pesante a chi ci seguirà in futuro. Su Babboleo News siamo in compagnia di Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria. Stiamo facendo il punto sulla situazione nella nostra regione dal punto di vista della fragilità del territorio e delle infrastrutture. Qualcuno può anche pensare, l'ho anche già detto, che Legambiente, così come le associazioni che stanno attente, hanno cura dell'ambiente, poi siano contro lo sviluppo, quindi non vogliono infrastrutture, vogliono una Liguria verso la decrescita. È possibile trovare un compromesso, avere una Liguria in crescita anche dal punto di vista dello sviluppo con le giuste infrastrutture? Mi sembrava di aver capito prima, quelle ferroviarie come il nodo genovese piuttosto che la Pontremolese sono ad esempio due infrastrutture che condividete. Se ne possono fare altre e trovare altre soluzioni per avere un compromesso tra ambiente e sviluppo? Assolutamente sì, quello che proponiamo genera lavoro e noi pensiamo che generi lavoro nell'ambito dei cosiddetti green job, cioè quei lavori verdi che permettono di abbattere poi anche le emissioni di anidride carbonica nel medio e lungo termine, perché ricordiamolo, le grandi opere, oltre ad avere un impatto notevole sul territorio, se sono anche grandi opere inutili, continuano a favorire l'aumento di anidride carbonica che crea mutamenti climatici e quindi il riscaldamento del pianeta. Un'altra delle opere che noi riteniamo opportune è il raddoppio della linea ferroviaria verso il confine. Quella è un'altra opera. Anche lì ci fu il treno deragliato ad Andorra nel 2013 o 14, ora si farà il raddoppio subito, sono susseguiti 3-4 ministri, altrettanti governi, ma ancora tutto al palo. Esattamente, non comprendiamo come mai non si spinga per davvero sul completamento di queste opere. Per togliere i tir dalle nostre strade, qualche anno fa esistevano le cosiddette autostrade del mare, ci sembra che siano state abbandonate da questo punto di vista, cioè fare in modo che i tir e i container viaggiassero su navi piuttosto che sulle nostre autostrade. Abbiamo visto quanto è incredibile il carico che sopportano le nostre autostrade proprio in questi giorni di chiusura di alcune infrastrutture, colonne chilometriche di tir che cercano di entrare in città. Ecco, questo è uno sviluppo che che ha una veduta molto molto corta, molto ristretta dal nostro punto di vista. Crediamo anche, torno sulla questione del trasporto pubblico locale, che anche quello generi lavoro. Quando parliamo di un trasporto pubblico locale che deve rimodernarsi, pensiamo a mezzi più comodi, pensiamo a dei lavori che all'interno delle città portano anche una qualificazione dal punto di vista urbanistico. Quando parliamo di trasporto pubblico locale non dobbiamo mai dimenticare, anche questo è un dato che noi sottolineiamo nei nostri dossier, che Genova è una delle città più pericolose dal punto di vista dell'incidentalità con morti e feriti. Questi sono costi che si aggiungono da un punto di vista sociale, ovviamente sanitario, a una bolletta che è tragica ma che poi appunto ha un ritorno economico assolutamente negativo. Quindi crediamo che ci siano un insieme di opere che riguardano il capoluogo di regione ma riguardano tutta la regione complessivamente. Basti pensare alla manutenzione dei versanti: quando abbiamo le alluvioni vediamo scendere dai nostri fiumi, dai nostri torrenti, moltissima legna, moltissimi boschi non sono più curati, mentre rappresentano invece un elemento assolutamente centrale per la tenuta della nostra regione da un punto di vista geologico e morfologico. E anche perché numericamente la Liguria è una delle prime regioni per proporzione di territorio boscoso, circa l'80% del territorio, quindi non mantenere in un buono stato i boschi ha un effetto impattante su tutta la regione. Un'ultima battuta per chiudere: i prossimi appuntamenti, le prossime tappe dell'Ecoforum sui rifiuti che Legambiente sta conducendo in tutta la regione. Sì, il 18 e 19 dicembre saremo presso il Salone di Rappresentanza a Palazzo Tursi per parlare di economia circolare e gestione del ciclo dei rifiuti. Per noi questo è un appuntamento molto importante, perché la questione dei rifiuti nella nostra regione continua anch'essa ad essere un'emergenza. Vogliamo fare il punto sia con chi
sviluppa delle buone pratiche all'interno della nostra regione rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti, ma aggiornarci anche rispetto a tutta la questione che riguarda lo sviluppo degli impianti, perché non possiamo fare economia circolare se non costruiamo degli impianti che siano funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti. Ovviamente questo deve essere fatto considerando le problematicità che ci sono sui territori, ma come diciamo abbiamo bisogno di 1000 impianti per poter sviluppare lavoro e non avere un impatto ambientale così forte dal punto di vista della gestione dei rifiuti. Grazie per essere stato con noi a Santo Grammatico. Matteo Agnoletto, Babboleo News, cosa succede in Liguria?